dice tutto di tutti. In collaborazione con... Cosa ti aspetti da questo concorso? Come tutti i concorsi mi aspetto di conoscere persone che comunque mi possono portare avanti nel mondo della moda. Poi ovviamente tutte speriamo di vincere, quindi è ovvio quello. E poi incontrare appunto anche le belle ragazze, che non sono solo belle ma sono tutte veramente simpatiche e bravissime. Ma qual è il sogno del cassetto? Il mio primo sogno è fare la modella, seriamente. La tua esperienza a World Top Model? È un'esperienza bellissima, ormai sono 2 anni che io seguo Fiore ed è un'esperienza che ti cresce molto, sia professionalmente ma anche personalmente, perché è una grande famiglia che mi ha regalato tante emozioni e tante opportunità soprattutto. E cosa ti aspetti questa sera? Non voglio parlare perché sono molto... ci chiedo molto a queste cose, però mi aspetto sicuramente di avere tantissime opportunità grazie a questo concorso. Posso dire solo questo, poi per il resto vedrà la giuria, quindi non posso dire niente. Qual è il tuo sogno del cassetto? Il mio sogno del cassetto è quello di poter vivere un giorno a Milano, poter abbinare gli studi con la moda. Hai un sogno del cassetto? In realtà ora no, cerco di vivere giorno per giorno la mia vita, adesso voglio vivere appieno questa esperienza, poi si vedrà. Hai una maison di moda che segui, ti piace una musica in particolare, un attore, un'attrice? Per quanto riguarda la moda io amo lo stile di Gucci, perché è semplice ma con qualche particolarità. Non seguo molto il cinema, più lo spettacolo mi piace. Ti piacerebbe fare l'attrice? Sì. Qual è stata la tua esperienza a World Top Model? Allora, ho partecipato alle selezioni regionali di World Top Model e sono stata scelta tra le 5 vincitrici che hanno avuto l'occasione di stare questa settimana in questo posto bellissimo e conoscere tantissime persone. E cosa ti aspetti da questo concorso? Allora, non mi aspetto tanto di vincere quanto di trovare persone che mi possano aiutare a intraprendere e a continuare il mio percorso nel mondo della moda. È vero che oggi le ragazze sono tutte belle, è difficile anche trovare sempre delle innovazioni, dei prodotti che poi siano sul mercato. Voi avete una formula magica, io posso dire una formula delle 3B, non più delle 2B come la bellissima Brigitte Bardot. Voi 3B,
che sono la bellezza, il benessere e la beneficenza. Ci occupiamo anche di beneficenza. Ma spieghiamo. Allora, intanto, per tornando al discorso della magia, ma più che magia parliamo di innovazione, perché oggi finalmente c'è la cosmeceutica, questa nuova frontiera della cosmetica che sono praticamente prodotti estratti da frutta, verdura, da cellule staminali vegetali ricavati da una mela svizzera. Tornando alla beneficenza, quindi prodotti naturali, voglio dire. Completamente naturali. Tornando alla beneficenza, è molto interessante perché l'azienda per ogni vendita, per ogni transazione, dà l'opportunità di far mangiare un bambino in Perù e in Kenya. Per noi questo è molto importante. Welcome to Italy. Oh, thank you so much. It's my pleasure to be here. My first time in Italy, actually. It's a beautiful country. I really wish to speak Italian, but I will. And I'm very honored to be here in World Top Model, finally Italy final. È la prima volta che viene in Italia, è molto emozionato, gli fa piacere, domani canterà. Sì, vorrebbe parlare italiano, ha detto che presto ci riuscirà e è onorato di essere qui con noi a World Top Model. Intanto grazie che tu mi aiuti nella traduzione, lei è una delle World Top Model in gara, perché non è solo bellezza, it's not only beautiful, but talent. Tomorrow you are the guest e promozionerai il suo singolo nuovo. You are going to show us your new single. Oh yeah, yeah, actually my new song is in Spanish, the name is Jamaican Se. Quindi canterai in spagnolo? Yeah, I'm from Colombia, so you know, it's like a Colombian song. And I was in the Miss Universe Dominican Republic last week, so tomorrow I'm gonna be here singing my new song. Sono nuovo singolo e è molto emozionato di domani di darci questa anteprima che vede molto molto bene, diciamo. Come ti chiami tu? Flavia. She speaks better than me. Yeah. No, intanto io ti auguro anche di vincere domani. Speriamo. Perché ci sono circa 40 bellezze in gara. Sì, sì. È difficile. Direttamente da Miami per la finale di World Top Model Italia qui in Puglia. E questo resort importante, la Casarana, per presentare anche in anteprima mondiale la nuova collezione. Esattamente, sono qua per presentare la mia collezione Valuna Collection, sì. Poi voglio dire, la borsa è veramente un accessorio per l'alta moda indispensabile per la donna. Esattamente, sì, e sono anche fabbricate in Italia le mie borse, cioè una marca che fabbrico qua in Italia. Allora, sono in Italia. E questa è una marcia in più. Esattamente. Perché il Made in Italy è forte. È fortissimo, conosciuto nel mondo intero, che c'è di qualità e tutto quello è Made in Italia, c'è un di più. Presidente, il suo giudizio sarà severo, austero, o magari diamo una possibilità alle finaliste di World Top Model 2018 di avere un voto in più, o magari anche essere giusto? Il mio giudizio sarà incoraggiante, perché ovviamente le ragazze sono qui per gareggiare, per vincere, ma soprattutto per portare avanti un percorso che loro amano fare, che è quello di arrivare nel mondo della moda e nella professionalità. Io credo che l'importante in questi concorsi sia partecipare, e quando uno ha la fortuna di avere un concorso serio come World Top Model di Fiore Tondi, che ormai sono quasi 30 anni che percorre queste passerelle in tutto il mondo, credo che sia un senso importante di serietà professionale. Quello che io posso augurare alla vincitrice e alle ragazze che partecipano è quello di studiare, perché l'improvvisazione si pagano. Io, nella mia esperienza, che come ben tu sai io sono un produttore, ma vengo da una lunga stagione
per più che stagione, quasi 20 anni di televisione come autore. I miei programmi vanno da Caramba, Sanremo, Domenica In, Teleton, Rizzo e Famosi, X Factor e tanti altri. È quello sempre di vedere un passo un po' più in là dell'occhio che arriva, cioè fare dei percorsi giusti. Io credo che stasera avremo una grande difficoltà nella scelta, perché le ragazze ovviamente non le ho avute ancora a contatto assolutamente. Come presidente di giuria mi tengo sempre un po' in disparte proprio per non creare polemiche. Sono non valide di più. Credo che quest'anno la selezione è molto dura. I miei giurati mi affiancheranno, ma spero che vinca la migliore. E soprattutto quello che io dico io, le ragazze devono prenderlo come un gioco, perché non è sempre la numero uno che fa il percorso del successo, ma anche le altre. Fiore, ci siamo, tra poco, veramente poco, avremo la nuova World Top Model 2018. Intanto complimenti per aver scelto una location di prestigio qui nel sud Italia, che è un po' casa tua. Sì, sono felice anche perché, essendo un salentino, era uno dei miei sogni di portare un giorno l'evento nazionale, e ci siamo riusciti. Speriamo che vada tutto bene, essendo anche un positivo. Spero che realmente chi vince diventerà anche la World Top Model mondiale. Hanno lavorato tanto, hanno fatto tante belle cose, si sono anche esibite, hai dato la possibilità di esprimersi oltre al portamento, al buon tono, alla passerella, anche recitare, ballare, saltare, divertirsi. Le ragazze si sono veramente sentite coccolate. È vero, questa è anche la mia priorità, di creare una grande sinergia tipo familiare, dove il massimo rispetto e stima della persona è fondamentale per me. Su quelle basi possiamo costruire e regalarci tante di quelle emozioni positive che tutti noi sogniamo. Complimenti anche al tuo staff. Sì, questa è anche una nostra idea che nasce di portare vicino al World Top Model l'Accademia, dove noi in un modo molto fine, elegante, gratuitamente le formiamo, le miglioriamo, le insegniamo le regole importanti della vita, che sono la base anche fondamentale per una persona, e con quelle ci facilita tutto il nostro lavoro. Questo perciò per noi è un grande successo. Bene, allora tra poco vi daremo conto chi sarà la vincitrice di World Top Model 2018 e strapperà simbolicamente la fascia a Maria, che ben ha tenuto tutto il 2017 e ha onorato la fascia World Top Model. A tra poco, grazie Fiore.